Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Mizar ed eccoci con un nuovo episodio di Mafia 1 Definitive Edition. Nell'episodio precedente Frank ci aveva detto di andare insieme a Pooley e Sam in una fattoria a recuperare della roba proveniente dal Canada, ma abbiamo scoperto, come al solito, era una trappola, quindi le cose lisce non vanno mai. Tra l'altro, quindi, essendo una trappola, sospettiamo che ci sia una talpa nella nostra organizzazione criminale. Quindi, senza perdere troppo in chiacchiere, continuiamo l'avventura e vediamo dove andiamo a parare. Omertà, 1933. Ehi, capo. Sono venuto appena, ho avuto il messaggio. Siediti, Tom. C'è una talpa. E questo l'abbiamo capito. No. Chi? Sono rimasto sveglio tutta la notte per cercare di capirlo. Potrebbe essere uno dei nostri picciotti che non si sente pagato abbastanza. Qualcuno con le tasche leggere, che magari spera di rimettersi in sesto con Morello. Frank non c'era, ho cercato i libri contabili nella cassaforte per provare a capire chi potrebbe essere. Cosa ha scoperto? Che i libri sono spariti. E quindi è Frank. Frank. Lo conosco da 50 anni. Tutto ciò che ho lo devo anche a Frank. Ogni dollaro guadagnato, ogni centesimo speso è documentato in quei libri. Se Frank li porta ai federali, siamo fregati. Se c'è qualcuno in città che ha il rispetto di Frank, quello è lei. Non deve essere tutto un grosso malinteso. L'ho chiamato parecchie volte. Sono andato a casa sua. È sparito, insieme alla moglie e alla figlia. Ma perché? Non lo so. Di sicuro avrà i suoi motivi. Magari è ancora per la storia del cane. Che lei ha cercato di annegare. Sì. Quello a cui ho sparato dopo che me lo ha impedito. La famosa storia del cane, ve la ricordate nell'intermezzo, sì? Ero uno stupido ragazzino, Tommy. Ma quello che importa è che ci riprendiamo quei libri. Spremi tutti gli informatori. Scopri cosa sanno. Quando avrai trovato Frank, avrai trovato i libri. Se per caso non dovessi averli, ti farei dire dove sono. A quel punto, farai quello che devi. Cioè, in parole povere, dobbiamo uccidere Frank. Vincenzo ti aspetta con un'auto pulita. Vincenzo è di qua. Non lo so, ragazzi, alla fine Frank, allora, in tutta onestà, non è che mi sia piaciuto, eh? È sempre un po' con quello sguardo, quindi magari era doppio giochista, se la intendeva anche con Morello. Oggi non è giornata. Vincenzo, che cosa mi devi dare? Dobbiamo essere discrete, Don. Inizia con Biff, ma non digli nulla. Ti ho procurato un'auto pulita, ed ecco qualcosa di speciale, se ti interessa. Interessa. Quando Frank vedrà la lupara, capirà. È la tradizione. Ok. Vai da Banco dei Pendi Biff. Se non erro, Biff è il negozio dei cinesi dove siamo andati con Pooley. Che tra l'altro è un nostro informatore. And now for the latest news. Allora dai, raggiungiamo Biff e vediamo che cosa ci può dire. Sì, è lui, è il negozio dei cinesi. Ricordavo bene. Scommetto che parlano di me. Tommy, che mi racconti?
Biff, in realtà sei tu che mi devi raccontare qualche cosa. Hai sentito qualcosa di recente? Qualcosa che interessi il Don? Beh, dipende. Quanto può valere? $20. Facciamo 40? Ok, spara. L'FBI è in città. Sono andati da Morello, ma non so per quale motivo. Come lo sai? Little Tony ha riaccompagnato a casa un tipo che ha fatto ubriacare al Black Cat. Parla con lui, ne sa di più. Ok, grazie. Trova Little Tony. È sempre un piacere. Sì, sì, ciao Biff, ciao. Praticamente sta missione è andare girando per la città dal punto A al punto B fin quando non troviamo qualcuno che sa qualcosa su Frank. Allora, raggiungiamo la posizione qua di Little Tony. Eccoci qui. Ma che è un bar, un locale, che è? Ah, è un bar. Va tutto bene, Tom? Sì, arrivo un attimo, Little Tony. Forza ragazzi, oggi si gioca il settimo incontro della Gold Series 1833. I Lost Steven Lancer affrontano gli Empire Bay Cannons. Vabbè ragazzi, questi sono praticamente roba di articoli sportivi. Qui che c'è? Oh, rivista, buono. Ok, Tony, cosa sai? No, direi di no. Cos'è questa storia che hai riportato a casa uno che sta coi federali? È venuto a bere e ha un po' alzato il gomito. Ma ha assunto degli uomini a protezione di una specie di nascondiglio. Dove? All'angolo tra Oak Hill e Pine. Mi ha dato $10 per portarlo lì e tenere la bocca chiusa. Mi ha detto che l'assessore Ghillotti ha negoziato un accordo tra Morello e l'FBI. Penso che stessero aspettando qualcuno lì dentro. Perché diavolo non ce l'hai detto? L'ho fatto, Tom. Sono andato subito da Frank. Non l'ha detto a Tom? No, no, non l'ha fatto. Tom, che succede? Prendi un'auto. Guida fino al rifugio. Sì, ragazzi, sta missione è praticamente vai dal punto A al punto B. Dai, raggiungiamo questo rifugio. E speriamo che almeno qui troveremo Frank. Il posto è questo. Guarda con che nonchalance facciamo ritrovarci. Grande Tommy, senza servosterzo. Sorpresa. Segui Frank e la sua scorta. Portami da quei libri contabili, Frank. Dove ti stanno spostando? Forse ti incontri con qualcuno. Forse è anche meglio mettere i limitatori, così non superiamo la velocità. Giovane, è tolto davanti. Guarda un po' questo. Chi ti ha dato la patente? L'uovo di Pasqua. Cavolo. Stavo facendo un bel incidente. Ti portano all'aeroporto, Frank. Cristo, forse vogliono farlo uscire dallo stato. Cazzo, non ci voleva. Però in un certo senso Frank ha la faccia da talpa. Cioè, ce lo dovevamo aspettare. O lui o Poli, sinceramente.
anche Poli, però alla fine a quanto pare è stato Frank. Ora vediamo di entrare nell'aeroporto. Un tipo mi ha mostrato un distintivo e mi ha fatto uscire. Ok. E da qua posso andare, vediamo. Ehi tu, quanto ci vuole ancora? Perfetto. Di là stanno le guardie. Vediamo se posso andare da qua dietro. Ottimo. Brava signora che lascia la porta aperta. Qualcuno sa che sta succedendo? Sono con l'FBI, è una specie di consegna. Stanno scortando qualcuno fuori città. A chi lo staranno consegnando? Quelli con l'aereo hanno l'aria da criminali. Quanto ci vorrà ancora? Io devo partire. Il tempo di portare via il prigioniero, penso. Non saprei, molti di questi non sembrano poliziotti. Ma io come faccio a passare? Cioè, non penso che... Vediamo. Ah, ok, non... Non farò niente. Attento, pensavo dovevano tipo... Bello, arrestarmi. Cioè, non arrestarmi, comunque scattare l'allarme. Aspetta, di là stanno le guardie. Andiamo sopra. Vediamo se riusciamo a colpirla di sorpresa. Andiamo con calma e torniamocene a casa. Ok. Morello, non mi degna nemmeno della sua presenza. Per una talpa come te? No. Sale in macchina. Sì, ma guarda quanti ce ne sono là di uomini. Segui Frank e la sua scorta. Vediamo se anche qui c'è tipo una via alternativa. Dietro. Qui lo stesso. Vabbè, ce n'è uno, vediamo se riesco. Come l'hanno detto. Allora, torniamo di qua. Ok. Perfetto. Questo lo prendiamo alle spalle. Segui Frank la sua scorta. Calma, calma. Ok. Eh sì ragazzi, più il sistema meglio è. Aspetta, qua sta venendo uno. Però corri, 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 corri. Perfetto, 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 perfetto. Abbiamo fatto in stile Assassin's Creed. Tom. Frank. Mi ha mandato il Don. L'avevo immaginato. Mi dispiace che tocchi a te, Tommy.
qualcuno il lavoro sporco deve pur farlo. Vuoi che gli dica qualcosa? Avrei preferito gestirla meglio, ma Morello mi ha preso di mira. Ma tutto bene, potete uscire. Sarà la moglie e la figlia. Morello ha voluto farmi una proposta. I libri contabili del Don in cambio dei biglietti per sparire da qui. Gli hai già consegnato i libri? Non sono stupido, Tom. Sono al sicuro. Morello ha bisogno di questa. La chiave di una cassetta alla Grand Imperial Bank in centro. Ho detto che l'avrei consegnata quando l'aereo sarebbe stato pronto al decollo. I suoi dovevano prenderla prima della mia partenza. Ho già pensato a loro. Falle salire sull'aereo. Forza, March, Alice. Salite a bordo. Frank, tu vieni con noi. Non adesso, cara. Forza, salite. Io e Tommy dobbiamo discutere di cose importanti. Ma Frank... Sali sull'aereo, March! Devo ammettere che comunque, in un certo senso... Per me. Mi dispiace ucciderlo, Frank. Sali su quel dannato aereo, ti prego. Ti hanno già pagato? Sì. Ora hai incassato il doppio. Porta le donne ovunque vogliano andare. Mamma mia, ragazzi, che si giura, sì, che Tommy. Grazie, Tom. Cristo, Frank. Perché non ci hai chiesto aiuto? Volevo solo venirne fuori. In un modo o nell'altro. Sono stanco, Tommy. Stanco di mentire a mia moglie, di controllare sotto l'automobile ogni volta che facciamo una gita. Sono stanco di aspettare che il Don mi pianti una pallottola in fronte. Comunque, vedete, cioè, alla fine... Accidenti a te, Frank. Guardate, guardate che signore. Ma noi dobbiamo dire al Don che gli abbiamo risparmiato la vita. Comunque, dicevo, cioè, alla fine, vedi, la vita mafiosa... E l'aveva detto anche Vito Scaletta in Mafia 2. Devi, sì, hai soldi, donne, potere, però devi stare sempre con gli occhi aperti, perché da un momento all'altro puoi avere un proiettile in testa, quindi cioè, alla fine non è che sia tutta questa meraviglia. Recupera i libri contabili dalla banca. Non si apre? Buon pomeriggio. Non è giusto. Dove sono le cassette di sicurezza? Di sotto con il mio collega, signore. Grazie. Sapevi che aveva una barca più Cristo, quanto ci vorrà? Che bella giornata, eh? Sì, molto bella. Che fa? Mi perquisisce? Meglio, meglio, altrimenti trova l'arsenale. Aspetta, vieni, rivista lontano, Gangster Moffley. Salve, lei è il direttore? Devo accedere alle cassette di sicurezza, mi manda Frank Colletti. Oh, certo, signor Angelo? Esatto. Il signor Colletti ha detto che sarebbe venuto e di accompagnarla. Prego, mi segua. Però ha detto signor Angelo, quindi in un certo senso Frank sapeva che saremmo andati a prenderlo, tra virgolette, all'aeroporto. Quindi forse, in fin dei conti, non avrebbe mai dato la chiave a Morello. O almeno non fino a quando non saremmo arrivati noi.
preso i libri e cancellato le tracce. Salieri non ha fatto alcuna domanda. Difatti, dopo i funerali, non ho mai più sentito parlare di Frank. Abbiamo fatto morire, tra virgolette, Frank. Morello. Stai innervosendo i ragazzi, Marco. Io e Sergio siamo qui per farvi le condoglianze. Conosciamo Frank da morto. Praticamente quanto te. Un bravo uomo. Sveglio. Fedele. Fedele alla moglie e alla figlia ancora di più. È una cosa molto onorevole, Ennio. Può darsi. Ma sto fissando una lapide con il nome della piccirita. Sì. È una tragedia. Va bene, signori. Io direi che possiamo salutarci qui per questo episodio. Come sempre vi invito a mettere un bel like, a commentare e a iscrivervi al canale qualora non lo foste. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Un saluto da Mizza Ragaret. Ciao, aglio!